Sto scendendo giù da loro. Ok, praticamente non sarete cambiando niente, ma io sono alla Ischia per 2 o 3 giorni da mia zia e c'ho un paio di robe da qua con me. Esattamente questa valigia e questa busta di giocattoli, perché oggi è il compleanno di mia cugina e quindi io ho portato un paio di regalini. E niente, adesso sono in metro a museo ad aspettare che arrivi il treno e dovrebbe passare fra 13 minuti. Sono appena arrivata giù a Porto e niente, sono nel bagno perché mi stavo lavando le mani, quindi niente, ho ripreso per fare questa clip e abbiamo il traghetto alle 10.45, adesso sono le 10, quindi fra 45 minuti. Nel frattempo ammazzeremo un po' il tempo io e mio nonno. Ci vediamo direttamente sul traghetto per Ischia e niente, a dopo. Ed eccoci qua, il traghetto è arrivato, ci siamo seduti e io stavo facendo questa clip. Mio nonno ha detto che ho qualche rotella fuori posto, giustamente non capisce. E niente, qui stavo ammazzando un po' di tempo perché mio nonno si era addormentato e siamo arrivati all'isola di Procida. Qua invece siamo arrivati finalmente a Ischia. Tutta l'entrata al porto e poi finalmente arrivati, siamo arrivati con la Caremar lì. E niente raga, sono arrivata a Ischia, adesso sto aspettando mio zio che poi ci accompagna a casa sua e niente, vi faccio un paio di riprese timelapse. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. No. Ehi, hey, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Noi siamo scesi da là sopra e niente, qua c'è una marea di gabbiani che svolazzano e pescano nel frattempo, e qua c'è tutto invece il porto. Molto più giù di là ci sta la casa che affittiamo di solito noi quando andiamo in vacanza. E niente raga, come vi ho detto siamo a Ischia, quindi adesso andremo a casa di mia zia tra poco. Non fate caso alle mie condizioni, ma sto da stamattina in giro e quindi ci penseremo dopo ad aggiustarci. E niente, mi scuso se non avete capito molto del viaggio, ma cercherò di fare degli intermezzi e di spiegarvi tutta la situazione, perché ovviamente ero di fretta e quindi non è che potevo stare lì a fare delle riprese per bene eccetera. Comunque ho anche altre cose da dirvi oltre il viaggio, quindi ci risentiamo tra pochissimo. Comunque il tempo purtroppo non era dei migliori, infatti è nuvolosissimo, però forse riesco a fare comunque qualche buona ripresa. Le mie 2 cuginette fanno pattinaggio, quindi niente, sto vedendo loro come pattinano sui pattini vestiti da carnevale, perché sennò c'è una sorta di festa. E niente ragazzi, così si conclude la prima giornata a Ischia senza intermezzi né niente, perché niente, praticamente essendo ospite a casa di mia zia mi sono goduta le mie 2 cuginette e soprattutto il mio cuginetto piccolo che è nato da pochissimo e infatti è stato tutto il tempo in braccio a me, io lo adoro, è paffutissimo e io... bene, cambiamo discorso. E quindi niente, così si conclude il primo giorno, ma passiamo subito al giorno dopo, ovvero il secondo giorno e anche l'ultimo, perché mio nonno si scocciava di stare a Ischia e quindi andava di fretta per andarsene. E niente, noi ci vediamo direttamente alla fine del video per le conclusioni finali. Siamo ad una festa di carnevale in piazzetta dove sta la villa che vi feci vedere l'anno scorso. E niente, quindi ci siamo goduti una mattinata in piazzetta dove stavano praticamente tutti i bambini dell'isola a giocare con coriandoli, bombolette varie e roba del genere. Poi ovviamente ce ne siamo tornati verso casa con molta calma e sì, questa è la strada di via Roma, la strada principale che avete visto in tutti gli altri miei vlogs, ed era molto rilassante. Qui abbiamo anche un intruso, ovvero mia cugina che si era vestita da gattino. Siamo al parco giochi, dove siamo anche l'estate. E alla fine, dopo essere tornati eccetera, come state vedendo sto in macchina per andare verso il porto. E niente, così finisce anche quest'altra mini vacanza.
qua mio nonno sta comprando i biglietti, ovviamente, altrimenti non salivamo. E io aspettavo e E sempre con la Caremar noi torniamo a casa, questa volta a nave diversa perché è tutta chiusa. Siamo sul traghetto aspettando che parta. E adesso vi lascio ad un timelapse immenso, ci vediamo più tardi. Siamo quasi arrivati al porto di Napoli, finalmente, dopo un'ora e mezza circa di traghetto. Siamo arrivati, siamo a Piazza Municipio. Si va a prendere la metro. Siamo a Piazza Municipio e dobbiamo prendere la metro per tornare a casa. E niente ragazzi, siamo sotto la metro e aspettiamo il treno. Siamo appena usciti dalla metro e niente, siamo andati a prendere la macchina del mio nonno e mi accompagna in macchina a casa. Allora, fammi spiegare un po' cosa è accaduto. Sono andata un paio di giorni da mia zia perché volevo vedere mio cugino che è nato da poco. E quindi niente, mi sono fatta un paio di giorni da lei e oggi stiamo tornando, quindi tra poco mi accompagnerà mio nonno a casa, dove ho anche la nuova connessione, perché nel frattempo in questi due giorni sono venuti i tecnici a montare la superfibra e quindi dovremo fare altre belle cose. Io intanto sembro un barbone con sti capelli, non lo so che cosa abbiano passato, ma direi che ci vediamo direttamente dopo a casa. E niente, questo è stato il video da Ischia, toccate fuga sull'isola. Io ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto, ho cercato di sistemarlo il più possibile anche se non ho ripreso molto e più che altro erano tutte riprese in timelapse quelle che ho fatto, anche perché non è che ho fatto molto appunto. Sono stati comunque due giorni di relax più o meno. Niente, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se volete altri video del genere fatemelo sapere qua sotto nei commenti lasciando anche un bel pollice in su. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!